So, and we also have Michael Moore here today. Michael, please. Yeah, say hello to the camera. Michael is going to be interpreting today. So thank you so much. I'm so excited about this. I'd like to begin. Can each of you tell me when you really knew that you were an actress? What happened? Faccio io. Quando, ma in verità per quanto mi riguarda non c'è un momento in cui capisci, o è da sempre o è fin da quando sei piccola, però non osi confessarlo anche a te stesso. In qualche modo lo sai, io penso che è una sensazione di aver trovato il tuo posto nel mondo, ecco, questo è più che altro. Poi insomma la difficoltà è continuare, nel senso poi rendere questo un lavoro, però dentro di te lo sai da sempre, credo. Well, to tell you the truth, for me, I wouldn't say that there was any one moment. It's something that you always feel from childhood on, and maybe you can't admit it to yourself, but you sort of know it. You have that sensation, and you know that that's how you're going to find your place in the world. The hard thing, then, is to continue on and to turn it into a profession. Vabbè, noi abbiamo iniziato un po' per caso, ecco. Perché abbiamo fatto un provino, abbiamo studiato a 16 anni e quindi a 18 è venuto un po' tutto per caso, così abbiamo fatto il provino inconsapevoli di tutto. E quindi non so, però è qualcosa che, non so, come diceva Isabella, un po' lo sento, ecco. Poi la difficoltà è nel continuare, nel saper continuare, però comunque c'è un qualcosa che ti dice fallo, continua, poi ovviamente si vedrà col tempo e lo studio ovviamente. For us it was sort of accidental. We started our studies of acting at the age of 16 and then we just did an audition when we were 18. We weren't really aware of what we were doing, but it's sort of unconscious. You have this feeling, as Isabella already said, and the hard thing is knowing how to continue it. But that is the thing, to sort of go on, to keep doing it. Io, vabbè, è come lei, perché alla fine abbiamo iniziato insieme e è un po' per caso abbiamo iniziato, ecco. Quindi grazie ad Edoardo che a 16 anni ci ha, tra virgolette, scoperto e ci ha fatto nascere questa passione. Poi noi vogliamo continuare, ovviamente è molto difficile, però ci proviamo perché è una cosa che sentiamo, quindi vedremo. Yeah, it's like her. We sort of both started together. It was by chance. It was really thanks to Eduardo, who, when we were 16, discovered us. And now we would really like to continue. We have that feeling. And we should mention that Indivisible film is about Cojones twins, and we have identical twins in the role. So, okay. Secondly, I'd like to ask you what kinds of things the director did during filming that, or maybe even when you were first introduced, what kinds of things that did he say that helped your performance a lot or to know your character a lot? No, per quanto riguarda Sole, Cuore, Amore, il film di Daniele Vicari, quindi il regista. Mi è capitato, insomma, credo che ogni regista abbia un modo diverso. Nel caso di Daniele è stato, abbiamo lavorato su tutto quello che non si vede nel film, quindi abbiamo fatto delle improvvisazioni sul passato dei personaggi, tipo appunto nel film sono sposata, per esempio, e ho 4 figli. E abbiamo lavorato sul primo incontro con mio marito, come ci siamo innamorati, quando sono rimasta incinta la prima volta, come gliel'ho detto, la seconda come gliel'ho detto, la terza come gliel'ho detto, e sull'amicizia anche con l'altra ragazza, e se non è la storia anche di due amiche, quindi questa cosa qui, insomma, come costruire un bagaglio di ricordi è stato molto, molto importante.
In the case of the film I'm in, Sole, Cuore, Amore, Sun, Heart, and Love, directed by Daniele Vicari, every director has a different way of working with actors. And Daniele worked with me on all of the things that you don't see in the movie. So we did a lot of improvisation, and we developed the past of the character. You know, when the character who's married and has four children, so we talked about when she first met her future husband, when they fell in love, what it was like when she was pregnant the first time, the second time, the third time, and about her friendship with this other girl, because it's also a story of two girlfriends. And so in a certain sense, we developed all of the past baggage of the character. Okay. And did you know anyone in Ostia who had lived in Ostia and had to commute like that to Rome? Ad Ostia, ha conosciuto qualcuno ad Ostia? Che... Ad Ostia? Ah, non capivo. Sì, infatti sì. Ho conosciuto qualcuno ad Ostia. Che ha fatto il pendolare in quello stesso modo. No, guarda, sì, è molto... Io penso che questa domanda per gli attori italiani rispetto agli americani sia molto diverso, perché i tempi del cinema sono molto diversi. Non hai spesso un anno per preparare il personaggio e quindi, che ne so, faccio l'infermiera, sto un anno in un ospedale a capire come funziona, no? Sono dei tempi molto, molto diversi, quindi il lavoro più che altro è di introspezione, di trovare dentro di te quello che può, ecco, più che di imitazione, di trovare l'ispirazione fuori di te, probabilmente è un lavoro diverso, quindi più che altro ho pensato a tutte le volte che io ho vissuto quella situazione. Io credo che il lavoro per un attore italiano sia più che altro sul fatto che dentro di noi ci sono tantissimi personaggi, quindi cercare di tirarli fuori di volta in volta degli aspetti diversi. Non so se riuscirai mai a tradurre una cosa del genere. I think that the situation for Italian actors is very different than it is for Americans. We don't. Now, the amount of time that we have to prepare is very different. We don't have like a year to prepare, for example, being a nurse by working in a hospital. We have to work a lot on introspection. Rather than finding a model to imitate, we have to find a kind of inspiration outside of ourselves. I think for an Italian actor, each of us has many different characters inside of us, and what we need to do is find a way to pull them out and to express the different aspects of this character in different situations. Okay. Edoardo, abbiamo lavorato 3 mesi, abbiamo fatto di preparazione. Ci siamo allenate con nuoto, corsa e movimenti semplici di vita quotidiana, proprio per rendere un po' tutto realistico, ecco, perché le gemelle comunque hanno vissuto 18 anni in quella condizione. Quindi ogni giorno ci davamo dei compiti e quindi facevamo, non so, 3 ore di camminata, 3 ore di nuoto, poi 2 ore di corsa, così. E poi a casa, beh, ovviamente, essendo gemelle, è stato anche molto più facile, perché comunque c'era la possibilità di vedersi, e, cioè, nel senso, di stare più tempo insieme, di condividere insieme delle cose, come andare in bagno, non so, farsi la doccia insieme, cose che magari con un'altra persona è più difficile, però con una gemella, ecco, magari anche se ci metti un po', riesci prima a farlo, ecco, quindi abbattere un po' quelle barriere anche di intimità. E questa cosa ci ha fatto andare oltre quello che poteva essere, insomma, un semplice, non so, dirsi un qualcosa, una battuta, cioè ci ha fatto, insomma, superare dei limiti, yes, e andare oltre, ecco. With Eduardo we worked 3 months together on preparing the characters. We worked on synchronized swimming together, running together, experiencing everyday life together as conjoined twins.
to make it as realistic as possible. You know, since in the case of these conjoined twins, they'd been in this condition for 18 years. So every day we would give ourselves another task to do, maybe 3 hours of walking together, or 3 hours of swimming together, or 3 hours of running. And since we live together as twins, it's much easier for us to see each other every day, to spend time together, to share, to go to the bathroom together, to take a shower together, something that might have been more difficult to do with another actor or something. And it helped us to overcome the kind of barrier of intimacy that you might have felt with another person. Sì, vabbè, diciamo che il lavoro è stato fatto insieme su Indivisibili. E beh, Edoardo lavora molto con gli attori, questo è stato per lui una grande fortuna, essendo la prima esperienza, perché anche con la famiglia, il padre, la madre, abbiamo avuto cioè un rapporto molto bello, si è creato da subito, quindi abbiamo fatto molte prove anche con loro, e improvvisazioni, e anche su, appunto, come diceva Isabella, il prepararsi prima che magari accadesse quella situazione, magari cantare anche ai matrimoni, cosa che non facciamo, e andare a comunque a guardare come un cantante, appunto, neomelodico di quelle zone va a feste e canta con il pubblico, quindi cose anche abbastanza semplici, però che dovevano essere reali, quindi comportarsi in quella maniera. Poi abbiamo fatto sopralluoghi con Edoardo, siamo andati a vedere il posto, la casa, l'abbiamo scelta insieme, e quindi è stato bello. Poi abbiamo scritto dei diari sui personaggi ogni giorno, loro cosa potessero pensare, e quindi così è stata la preparazione con Edoardo. It was great working with Edoardo because he's someone who spends a lot of time with his actors, so we were very lucky to have him for our very first movie. We worked a lot with the actors that play the father and the mother. We had a very nice relationship with them. We rehearsed a lot. We did a lot of improvisation, and and we also went, as Isabella was saying, and we would look at different situations that occurred to the characters, like singing at a wedding, something that we'd never done, and observing how a singer would behave at these kinds of parties. We also went and did the site studies together. So, for example, we worked together with Edoardo to choose the house, and we chose that together. And we wrote a diary of what these characters were going through day to day. Did you understand the dialect of Caserta? Sì, il dialetto di Caserta, però precisamente Casa Pesenna, il nostro paese. Edoardo amava quel dialetto che non è né casertano né napoletano, perché lui dice che era il dialetto un po' dei bambini, quando parlano i bambini grandi non riescono a capire cosa questi bambini dicono, insomma, quindi è stato voluto, sì, e quindi il dialetto. Come si chiama il vostro? Casa Pesenna, paesino. Actually, we're not from Caserta, we're from Casa Pesenna, and we have our own dialect, which Edoardo likes a lot, because it's not Casertano, it's not Neapolitan, and he said it was perfect for the secret language that children might speak to each other in order not to be understood by their parents. Okay, it was wonderful. We got a sort of warning that we have to wrap up, so I'm going to get to my last question. You represent different generations of Italian women, and so I'd like you to comment, if you could, on being an Italian woman right now and being an Italian actress at this moment, you as women, just some of your feelings about life there and your professional lives. Turning to you, Isabella. Ma è difficile come domanda, c'è anche una dose di inconsapevolezza, no? Quando si fa questo mestiere, quindi non si pensa tanto di rappresentare le donne, che insomma è un ambito molto grande, però io credo che ci sia un grande cambiamento in atto nel cinema italiano, nel senso che ci sono sempre più ruoli in cui il punto di vista del film è femminile, ecco, noi ne siamo un esempio. Questa cosa è molto bella e credo che sia qualcosa che ho visto iniziare, no, da un po' di tempo. Che la storia, il punto di vista della storia non è la storia di un ragazzo che fa qualcosa e poi ha una fidanzata, ma
l'occhio da cui si guarda è quello femminile, e secondo me dà possibilità di leggere la realtà in maniera diversa, in maniera anche nuova, originale. E, insomma, penso che quest'anno è da un po' di anni che ci sono tanti film con protagonisti femminili e sono molto, molto contenta. You know, I think there's a heavy dose of being sort of unaware of what you're doing in a profession like ours. I mean, that this idea of representing women as a whole is kind of overwhelming. But I have seen a big change taking place in Italian cinema. There are more roles for women, and there's especially more films in which the main point of view is a woman's point of view, like the two movies that we're in. And I think this is a great thing that's happening. By this I mean that rather than the point of view being that of a guy who then has a girlfriend, the point of view is from that of a woman. And I think this gives us much more possibilities to see, possibilities of seeing different kinds of realities. And I've seen many different films coming out like this now. Okay. Angela and Mariana? Come diceva Isabella, è un po' difficile spiegare questo argomento, ecco, perché cioè, siamo preparati. Abbiamo dato la parola perché ovviamente rispetto a noi. Allora, sì, noi rappresentiamo, non lo so, almeno per questo film, la parte, insomma, adolescenziale, ecco, le ragazze adolescenti anche come vivono il cambiamento, perché un po' perché ti esponi soprattutto a 18-20 anni a una fase diversa della vita, cioè nel senso che cambiano le esigenze, cambiano il modo di cambia il modo di vedersi allo specchio, come cambia, non so, il rapporto che hai con le persone. E quindi penso che con questo film rappresentiamo un po' la parte adolescenziale di quelle ragazze che hanno anche dei sogni, ecco, e che nonostante l'aspetto fisico che ormai, insomma, sta diventando molto importante in questo periodo, che però non conta soltanto l'aspetto, ecco, ma conta quello che sei. Quindi sì, poi come diceva lei, anch'io, insomma, ho visto ultimamente tanti film con protagoniste femminili, e quindi questa cosa, insomma, molto bella. We had Isabella speak first because it's so hard to explain. But maybe, and that's we sort of represent the adolescent side. You know, it's a moment when your life is changing so much between 18 and 20 years. So you are seeing a very different phase of life with a very different needs, a very different way of looking at yourself in the mirror, of relating to people. And I think that from that adolescent point of view, I think that you know, your whole relationship to your body is changing. This is important, but it is not just the physical aspect that's important. It is also what you feel yourself to be. And as Isabella said, we're seeing many more films that have female leads. Beh, io vabbè, sono molto per le donne, infatti, cioè, amo quando le donne sono al centro dell'attenzione, appunto perché sempre gli uomini, invece ultimamente vedo anche che nel cinema ci sono questi ruoli femminili, infatti vado sempre, perché appunto mi piace vedere queste donne che combattono per raggiungere gli obiettivi. E mi piacciono le donne che proteggono la famiglia, che... quindi è bello vedere queste al cinema questi film. E vabbè, non so, io non mi sento di rappresentare, diciamo, le donne in Italia, perché ovviamente non, però dal mio piccolo punto di vista, cioè almeno con questo film abbiamo dato un po' una speranza, no? Nel senso che magari anche le esordienti come noi possono avere un posto un po' nel cinema italiano, soprattutto perché in America le ragazze giovani tendono più a fare film, invece in Italia non ci sono ruoli per ragazze, quindi magari con questo film si sta un po' evolvendo la cosa. I am 100% for women, and I love it when a woman is at the center of attention of a film, because it gets tiresome when it's just men all of the time. And I think it's great at the cinema. I love going to the movies and seeing women that are fighting to achieve their goals, women that are protecting their families, and you know, I see it as much as I can. I wouldn't say that we represent so much women as in Italy. I just, from my own small point of view, I hope that our film is giving hope to young actresses just starting out, that they will find a place in cinema. Because unlike the United States, where you do have a lot of roles for young girls, you don't have so many in Italy.
Okay. It's been an enormous pleasure to meet both of you, really, both of you. Thank you so much. Thank you.